Il Nameless per il secondo anno di fila coinvolge anche le amministrazioni comunali e i paesi qui nei dintorni. Con noi la sindaca di Oggiono, Chiara Narciso, e il vice sindaco di Molteno, Guido Anghileri. Insomma, sindaca Narciso, l'anno scorso la sfida, diciamo, possiamo dire che è stata vinta, quest'anno ancora avete fatto rete tra amministrazioni per Nameless, che è un evento che per forza di cose impatta anche fuori dal festival stesso. Sì, esatto, anche quest'anno le nostre polizie locali si sono convenzionate per poter svolgere un'azione più efficace sulla buona gestione della viabilità all'esterno del perimetro del festival. È un lavoro importante che viene svolto in collaborazione con la Polizia Stradale, con la Prefettura, per cercare di garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che accedono al festival. Dice sindaco Anghileri, invece Molteno è il paese più colpito dalla viabilità sicuramente, sì, di Nameless, sia in entrata che in uscita. L'anno scorso tutto sommato è andata bene. Sì, l'anno scorso è andato tutto bene, quest'anno abbiamo apportato delle piccole modifiche, ma riteniamo che comunque il piano impostato dalle autorità sia adatto per affrontare tutto il via vai di macchine e di pedoni che transiteranno verso Molteno. Avete detto che c'è la volontà di favorire comunque questi eventi, di diciamo interpretarli con una certa prudenza ma senza paura, che poi magari è la chiave. Sì, sì, esatto, questo è il mio pensiero. Sono opportunità per il territorio che però vanno gestite bene, nel senso non devono, le conseguenze negative non devono ricadere sui residenti, ma deve essere proprio un volano per il territorio, e se ben gestiti anche chi risiede, sì, sicuramente avrà dei disagi, ma allo stesso tempo deve apprezzare l'organizzazione che si mette in campo per cercare di fare in modo che tutto si svolga nella maniera più sicura e corretta possibile.